Questa grande opportunità serve soprattutto per rafforzare i legami che esistono già tra la città di Brindisi e le Nazioni Unite. E inoltre, come sapete benissimo, questo centro è stato costituito circa 30 anni fa, esattamente nel 1994, per poter aiutare le operazioni di interventi nell'area balcanica. Adesso però il ruolo del Centro dei Servizi Globali è aumentato a dismisura, nel senso che non si occupa più soltanto e semplicemente delle operazioni per il mantenimento della pace, ma ha un respiro veramente globale. Ha fornito assistenza durante il periodo della pandemia da Covid-19, fornisce assistenza per quanto riguarda le operazioni nel teatro di guerra in Ucraina, fornisce assistenza all'Agenzia Atomica e all'OMS. La base di Brindisi ha fornito soprattutto l'assistenza a coloro che lavorano per le Nazioni Unite affinché potessero e possano continuare a lavorare in totale sicurezza nello scenario di guerra dell'Ucraina. Nei 7 giorni successivi all'avvio del conflitto ucraino, da questa base sono state inviate circa 30 veicoli blindati che hanno aiutato e supportato il personale dell'ONU che è lì dello scenario di guerra a sostegno della popolazione ucraina. I want to say a big thank you to the president of the region of Puglia. Vorrei veramente ringraziare il presidente della regione Puglia e l'allora prefetto. In 7 giorni dall'inizio del conflitto sono state già avviate queste operazioni di sostegno per i nostri operatori.